scatta la solidarietà, la storia dei due coniugi trapanesi che rimasti senza lavoro ora rischiano lo sfratto ha commosso una signora che ha offerto loro un contributo economico. Salve a tutti e ben ritrovati. In apertura della nostra notizia del giorno, finalmente una notizia positiva. Ha contattato ieri pomeriggio la nostra redazione, è una signora, è garbata, gentile e ha un grande cuore. Aveva appena visto il nostro servizio sulla coppia di coniugi trapanesi che, rimasti senza lavoro per problemi di salute, rischiano ora lo sfratto dall'abitazione di Via del Cipresso. La storia della coppia l'ha commossa e si è subito fatta avanti. Voglio aiutare quei due coniugi offrendo loro un piccolo sostegno economico. E subito pone una condizione. Voglio restare però nell'anonimato perché non lo faccio per farmi pubblicità. Questa sì che è solidarietà. Una solidarietà che scalda il cuore, commuove, accende la speranza. A differenza di quanti la solidarietà la fanno davanti alla telecamera, la signora vuole restare senza nome e senza volto ed ha già preso contatti con Giuseppa Fazio e Giuseppe Pilotta. Grazie di cuore il loro commento. Vi aspetto tra poco, sempre in diretta con i nostri TG. Trapani in fuga dalle violenze. Fortunata e Andrea sono in una località protetta. La giovane mamma si è allontanata volontariamente assieme al figlioletto per sottrarsi ai maltrattamenti in famiglia. A tutela dell'ambiente, blitz della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, sequestrata una cava dismessa. Trapani, set di un film, la provocazione del nostro direttore Wally Cammareri che ritorna sulla raccolta differenziata che in città stenta ancora a decollare il servizio nella prossima edizione. Mazzonello accetta il confronto, il candidato sindaco dei 5 Stelle ha deciso di accettare il dibattito con gli altri candidati primi cittadini di Trapani, ne parleremo sempre nella prossima edizione. Per il TG Sport a testa alta, al Palaconad Treviso batte Trapani 99-78 e accede ai quarti di finale, buona tuttavia la prova dei Granata che escono tra gli applausi. La Tonnara a Favignana, pubblicato dal MIFAP, il decreto che spiana di fatto la strada all'antico rito egadino. Nell'approfondimento di oggi la senatrice Orru, relatrice dell'emendamento che ha reso possibile il decreto. Buongiorno e ben ritrovati. È stato un allontanamento volontario. La giovane mamma e il suo figlio letto sono adesso in una località protetta. Non è una scomparsa, ma un allontanamento volontario. Fortunata Fiorenza D'Amodio, 20 anni, non è sparita nel nulla, come aveva lasciato intendere il suo convivente, ma è fuggita con il figlioletto di appena 6 mesi per sottrarsi, come da lei raccontato ai carabinieri, ai maltrattamenti subiti in famiglia da parte del compagno. Ora è in una località protetta. Lo scorso 12 aprile la ragazza è fuggita assieme al suo bimbo dall'abitazione di via Nicolò Riccio dove viveva con il suo compagno, Giuseppe Maltese, di 46 anni, originario di Paceco, che ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. Ha portato via i suoi indumenti e quelli del bambino, lasciando così pochi dubbi che il suo è stato un allontanamento volontario. Una scelta maturata subito dopo la lite avuta il giorno prima con il compagno. L'ultimo contatto con Giuseppe Maltese è il 1 maggio. Su WhatsApp, Fortunata Fiorenza gli ha scritto che sarebbe a Firenze, poi lo ha bloccato. Giro di vite dei carabinieri a Mazara del Vallo contro la microcriminalità. Scattano arresti e denunce. Qualche stunt, il servizio sta per andare in onda. In manette sono finiti Pierangela Sanfilippo di 30 anni e Giampiero Laudicina di 22, entrambi mazzaresi. I due giovani, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, nella serata di domenica si erano allontanati arbitrariamente dal loro domicilio, violando così le prescrizioni imposte dal giudice.
Le ricerche dei militari dell'arma, che si sono protratte per diverse ore, si sono concluse con il ritrovamento e l'arresto dei due evasi. Nel corso del fine settimana, inoltre, i carabinieri di Mazara e di Campobello hanno effettuato numerosi controlli ad esercizi commerciali. Gli investigatori hanno riscontrato che in numerosi locali venivano trasmessi vari eventi calcistici di Serie A utilizzando illegalmente un contratto di abbonamento Sky o Mediaset Premium per uso esclusivamente privato o familiare. Il fenomeno del card sharing consiste nella ricezione del segnale dell'evento tramite cosiddetti Dreambox, ossia un normale decoder opportunatamente codificato e collegato in rete che aggancia tramite un indirizzo IP un server che lancia il segnale in modo altrettanto fraudolento. Per i 18 soggetti che hanno violato le norme sui diritti d'autore è scattata la denuncia per truffa. Sempre a Mazara del Vallo è stata sequestrata una cava dismessa adibita allo smaltimento illecito di liquidi. L'operazione è stata condotta dalla sezione di polizia giudiziaria dei vigili urbani in collaborazione con il personale della forestale dell'ARPA che analizzerà i liquidi smaltiti nella cava per individuarne la natura. Il sequestro è stato disposto dalla procura di Marsala mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili. L'intervento svolto, ha detto il capo dei vigili Salvatore Coppolino, è un esempio di collaborazione proficua tra i vari enti preposti alla tutela dell'ambiente. Ancora una volta, ha concluso il comandante, la nostra sezione di polizia giudiziaria si contraddistingue per acume investigativo e per elevate qualità tecnico-professionali. Il sequestro della cava dismessa si aggiunge all'operazione condotta sempre dalla sezione di polizia giudiziaria unitamente all'ARPA che aveva portato al sequestro di una vasta area in contrada Lippone dove avveniva lo sversamento di reflui provenienti dalla lavorazione delle olive. Adesso una notizia da Partanna, il Comune ha ottenuto una menzione speciale per la raccolta differenziata nell'ambito di un premio indetto dalla Regione Siciliana. Il riconoscimento è stato conferito per l'elevata performance mensile con oltre il 50% di rifiuti differenziati. Termina qui questa edizione, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Trapani set di un film, la provocazione del nostro direttore Wally Cammareri che ritorna sulla raccolta differenziata che in città stenta ancora a decollare. Mazzonello accetta il confronto, il candidato sindaco dei 5 Stelle ha deciso di accettare il dibattito con gli altri candidati primi cittadini di Trapani. Per il TG Sport, a testa alta, al Palaconad Treviso batte Trapani 99-78 e accede ai quarti di finale. Buona tuttavia la prova dei Granata che escono tra gli applausi. Ben ritrovati, come avete sentito dal nostro titolo, una provocazione del nostro direttore sul tema dei rifiuti. Vediamo. La città di Trapani è ancora una volta all'attenzione del grande cinema. Il noto regista Paolo Sorrentino, già premio Oscar per la grande bellezza che ha sannato anche la bellezza della città di Roma, sta cercando la location per un nuovo film. In questi giorni è a Trapani con la sua troupe per cercare le location migliori per girare questo nuovo film che sicuramente ancora una volta potrà portare alla ribalta di tutto il mondo la nostra città in questo caso. Il film ha già un titolo, è La grande monnezza, dopo La grande bellezza, La grande monnezza. E queste che vediamo, queste scene che vi stiamo mostrando sono alcune di quelle scene che il noto regista e la sua troupe stanno selezionando per girare alcune scene del film. Partiamo proprio da questa, per spostarci e farvi vedere quali sono le altre location che la troupe sta già catalogando e quindi mettendo nella sceneggiatura del film. Questo è un altro luogo dove il regista Paolo Sorrentino verrà a girare delle scene. Questo film è dedicato alla nostra città, La grande monnezza, non può
che inserire appunto questo luogo, che è il luogo per eccellenza del degrado della città, ovvero il mercato del pesce all'aperto. Io ricordo che per motivi di igienici e di sicurezza il vecchio mercato, che si teneva proprio nella piazza Mercato, è stato spostato, è stata fatta una struttura che comunque continua ancora ad essere chiusa, il mercato e questa porcheria che noi stiamo vedendo, che è una delle scene più belle probabilmente che si potranno inserire in questo film girato a Trapani. Bene, in queste scene che sono state scelte per girare questo film, La Grande Monnezza, c'è anche delle scene che vengono girate proprio all'ingresso della città. E ecco come la accogliamo, una città dove il verde non manca. Noi vi abbiamo solamente segnalato alcuni dei luoghi, ma un po' tutta la città si presta benissimo al set di questo film, La Grande Monnezza. Una città che è stata scelta proprio accuratamente fra tantissime altre, ma proprio perché ha tutta una serie di luoghi, di location che si prestano benissimo per queste scene di questo film. Ma andiamo a chiudere con un simbolo. Bene, dopo la location del verde pubblico che vi abbiamo appena mostrato, e un'altra delle location che la troupe del regista ha scelto per concludere con le scene finali di questo suo film, è quella che è immancabile, di uno dei simboli della città, voglio dire i mulini. Quello che stiamo vedendo è infatti il mulino Maria Stella, come vedete. E purtroppo a rischio di crollo, è impacchettato da qualche mese, e, beh, così si risolve il problema. E anche qui la troupe della Grande Monnezza verrà a girare una delle scene di questo film che purtroppo, ai noi, da cittadini trapanesi e con la nostra complicità, vediamo ogni giorno. Il candidato sindaco 5 Stelle ha deciso di accettare il dibattito con gli altri candidati primi cittadini di Trapani. Ne parliamo nella nostra informazione elettorale. Alla fine Giuseppe Mazzonello sarà al confronto organizzato dalla nostra emittente con tutti i candidati sindaci di Trapani. In un post di tarda mattinata ha scritto di aver accolto ciò che moltissimi cittadini gli chiedevano. Questo nonostante continui tuttavia a ritenere insufficiente gli spazi dedicati ai programmi elettorali. Un'osservazione per quanto ci riguarda che faremo nostra pur tuttavia facendogli notare che Telesud giornalmente dedica approfondimenti giornalistici alle prossime amministrative. Probabilmente Mazzonello si riferisce, così come ci è stato richiesto in questi giorni, a tribune politiche dedicate, ma questi sono autogestiti e nessuno impedisce ai 5 Stelle di prenotarli se desiderano, alla stessa stregua delle altre forze politiche, così come la par condicio ci impone. A Favignana invece si profila uno scontro a tre. L'uscente Pagoto se la vedrà con gli ex sindaci Gaspare Hernandez e Lucio Antinoro. Del candidato forzista si sapeva, e l'ex primo cittadino, di cui lo stesso Pagoto è stato vice durante il suo unico mandato, è una novità degli ultimi giorni. Una scelta che i rumors di paese derubricano a mera candidatura di disturbo al sindaco uscente, visto che l'area di riferimento è sempre quella del centrosinistra. Come stanno le cose comunque ce li racconteranno nei prossimi giorni gli stessi interessati nelle nostre pagine di approfondimento. Il candidato sindaco di San Vito Lo Capo, Gaspare Scola, aprirà ufficialmente questa sera la sua campagna elettorale. Alle 19.30 nel comitato di via Timpone a Macari e poi alle 21 in quello di viale Cristoforo Colombo a Castelluzzo presenterà il programma e i candidati della lista Orgoglio San Vitese. Domani sera alle 20.30 sarà la volta di San Vito Lo Capo con l'inaugurazione del comitato di via Savoia. Il candidato sindaco di Trapani, Vito Galluffo, è intervenuto sul futuro dell'aeroporto di Birgi, sottolineando la necessità di adottare delle scelte strategiche e delle soluzioni operative per il rilancio dello scalo. «Siamo pronti a partecipare da protagonisti», ha dichiarato, «al processo di privatizzazione di Birgi, così come indica il piano nazionale, ed avviare una collaborazione con l'aeroporto di Palermo,
così come a rifinanziare l'azione di co-marketing interrotta da una scelta del commissario straordinario del Comune che rispettiamo ma non condividiamo. Intanto a Trapani proseguono gli appuntamenti del candidato sindaco Giacomo Tranchida, che questa mattina è stato impegnato in alcuni sopralluoghi nelle frazioni di Marausa e Guarrato. Alle 17 incontrerà una delegazione di famiglie disabili presso il comitato di via Marconi. Peppe Bologna, in corsa per la carica di sindaco con la lista Scirocco per Trapani, ha lanciato la proposta di realizzare dei parchi giochi nelle aree verdi abbandonate affidandole a fiorai e vivaisti. Un'opportunità, ha sottolineato Bologna, per riqualificare tante zone della città e della periferia lasciate all'incuria e all'abbandono. Proseguiamo con la politica e torniamo a parlare della conferenza stampa tenuta ieri a Marsala dal segretario cittadino del PD. Vediamo. Alla conferenza stampa del PD di ieri a Marsala, indetta dal commissario cittadino Domenico Venuti, oltre a numerosi esponenti del PD locale, tra consiglieri comunali e assessori, erano presenti anche l'onorevole Baldo Gucciardi e il segretario provinciale Marco Campagna, entrambi al tavolo dei relatori, pronti a specificare che in una città di notevole importanza per la Sicilia come Marsala, dopo il commissariamento per le dimissioni della segretaria Antonella Milazzo, era necessario fare chiarezza e ristabilire in modo netto la linea del partito che resta al fianco dell'amministrazione. La finanziaria regionale e gli impegni del segretario regionale a Roma hanno ritardato di qualche settimana tutto questo. È giusto che il segretario regionale che ha fatto questa scelta sia qui per testimoniare, come dire, la presenza e la vicinanza ad una delle città più importanti della Sicilia e a fare in modo che tutti comprendano che nel PD si è avviata una nuova fase dalla quale non si tornerà indietro. Era doveroso, dopo le decisioni che sono state assunte in sede regionale e provinciale, fare il punto qui a Marsala con il commissario, con il gruppo dirigente marsalese, e credo che questa sia l'occasione anche per ripartire. Una città importante come Marsala, col gruppo dirigente che ha, deve farlo in maniera celere e dare risposte concrete alla città e non solo alla comunità tutta politica. Sono aperte le iscrizioni per l'attività estiva dell'oratorio salesiano che inizieranno l'11 giugno. Il Grest Salesiano è uno dei più frequentati in città. Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria che si trova in via Fartella. E adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 14 e i 18 gradi ed i venti provenienti da nord-ovest tra i 4 e i 6 nodi di velocità. Il mare sarà poco mosso. In serata i venti continueranno a soffiare da nord-ovest. Per domani mattina il cielo sarà poco nuvoloso, con i venti che si andranno a posizionare a sud-ovest tra i 4 e i 6 nodi di velocità. Le temperature minime saranno attorno ai 13 gradi, sui 18 le massime. Il mare sarà calmo, i venti soffieranno da nord-ovest. Per gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 20.30 in replica a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di basket valido per gara 4 dei playoff Pallacanestro Trapani Treviso. Alle 23 e in replica domani alle 15.15 circa, speciale verso le elezioni amministrative. Nella prima parte il candidato sindaco di Paceco Peppe Scarcella e nella seconda quello di Valderice Francesco Stabile. Ci rivediamo dopo la pubblicità con il TG Sport.
Apriamo il TG Sport con il basket. Al Palaconad Treviso batte Trapani 99-78 ed accede ai quarti di finale. La serie termina così 3-1 per la formazione di Pillastrini. La Pallacanestro Trapani esce comunque a testa altissima da questa serie, consapevole di aver messo in difficoltà una squadra di categoria superiore costruita con l'unico obiettivo di vincere il campionato. Ascoltiamo il commento a fine gara di coach Daniele Parenti. Prima o poi ne parlavo con il mio staff, eravamo preoccupati solo di questa situazione qui. Si è vista la differenza tra una squadra che è costruita per vincere durante i playoff e una squadra abituata a giocare una volta a settimana. E non posso rimproverare nulla ai miei, perché per tre partite hanno giocato alla pari, a volte anche meglio, a volte peggio. Ma oggi è uscito proprio tutta la differenza, non fisica, atletica, la differenza atletica di un roster profondissimo, perché se io vedo una squadra che a gara 4, dopo una serie è stata dura e fisica, fare show al 38esimo contro il nostro miglior giocatore, vuol dire che ce l'hai. Ma l'avevo detto, cioè, se loro possono permettersi il lusso di tenere Josh Brown a gara 2 e gara 3 a 18 e 14 minuti, l'avevo detto, era fresco come una rosa. E noi lo paghiamo in tutti e due i lati del campo, perché è ovvio che non possiamo tenere l'intensità loro in difesa, ma lo paghiamo anche in attacco. A tutto questo oggi hanno aggiunto percentuali stratosferiche da tre punti, demerito nostro inizio partita, perché ci aspettavamo un inizio così da parte loro. È ovvio che poi questo tipo di giocatori, quando la palla inizia a entrare, poi viene tutto più facile. Hanno fatto 3-4 canestri difficili, 4-5 non ci siamo arrivati proprio fisicamente, ma si vedeva proprio la stanchezza, l'ho vista soprattutto in attacco, sbagliando appoggi semplici, non resistendo e non avendo più i vantaggi che ci eravamo creati in gara 3. Oltre alla stanchezza mentale è arrivata la stanchezza mentale, perché non cambiavamo più su situazioni che non abbiamo concesso le prime tre partite, le abbiamo concesse altre tre. Poi abbiamo provato la zona, è ovvio che con la zona qualche tiro aperto lo lasci, ma avevamo problemi di falli tutti. Cioè, abbiamo completamente Jefferson 3 falli, Renzi 3 falli, Perry 3 falli, quindi abbiamo provato a levare il ritmo con la zona, ma hanno fatto canestro. Cioè, ci sta, come è capitato a Jefferson in gara 1 è capitato a loro stasera. Passiamo al calcio. Il Trapani, sconfitto a Cosenza per 4-2, chiude così la stagione regolare al terzo posto in classifica. Il primo turno della fase nazionale dei playoff è fissato per il 20 maggio, ma torniamo alla sfida contro i calabresi e ascoltiamo il commento a fine gara del DS Polenta. No, decisamente, eravamo venuti qui per questo. 4-2, diciamo, il risultato è fine a se stesso. Ciò che è inaccettabile è il nostro primo tempo. Io credo che la squadra, quando tornerà ad allenarsi, dovrà rendere conto di questa pessima prestazione del primo tempo. Se nei playoff giochiamo così, evidentemente andiamo via, verremo esclusi la prima partita. Io non credo che sia questo, però è chiaro che alla ripresa la squadra, e sottolineo la squadra, dovrà rendere conto all'allenatore, alla società e ai tifosi di questa prestazione del primo tempo. E onestamente siamo rimasti tutti molto, molto sorpresi, rammaricati, delusi. È per questo che la squadra dovrà evidentemente dare delle spiegazioni, che non so se avranno, evidentemente, però è chiaro che un primo tempo così non si può giocare in una competizione professionista a questi livelli. È la prestazione, è l'atteggiamento, è la scarsa mobilità, è il sbagliare tutti i passaggi, è l'essere sempre in ritardo. Tutto questo è successo nel primo tempo, quindi non c'è un giocatore o uno schema che da indicare. La squadra che nel primo tempo ha giocato un calcio inaccettabile, o meglio, non ha giocato. Lei mi dice c'è fiducia per il Trapani, quello che conoscevamo, non per il Trapani del primo tempo. Adesso parliamo di corsa. Più di 50 atleti hanno preso parte alla competizione su strada Correre per fare la differenza, che si è svolta domenica a Trapani. Vediamo com'è andata.
Una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. Correre per fare la differenza, la manifestazione organizzata dall'ASD Triathlon Team Trapani in collaborazione con i club Rotary e Rotarac di Trapani e il Comitato Territoriale WISP ha registrato una grande partecipazione. Più di 250 gli atleti che hanno percorso un circuito di 8 km ricavato sul lungomare Dante Alighieri. La gara è stata preceduta inoltre da una passeggiata ludico-motoria di un chilometro per tutti e ha visto la partecipazione anche dell'associazione tamburistica Vento di Tramontana. Al termine spazio ad un'esibizione di zumba a cura dell'istruttrice Michela Vanella e delle sue ragazze. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto ad Unitalsi Trapani, progetto Rotary International and Polio Now e Casa Famiglia Francesco. Sì, una giornata emozionante. Abbiamo iniziato il percorso con una passeggiata ludico-motoria, a cui hanno partecipato le associazioni Unitalsi, il garante della persona disabile Tiziana Barone e tantissime altre associazioni. Anche gli atleti, prima di fare la gara, hanno partecipato con noi alla passeggiata. E abbiamo raggiunto i risultati che speravamo, abbiamo donato un'asciugatrice già consegnata alla Casa Famiglia Francesco, abbiamo fatto la donazione al progetto End Polio, progetto internazionale del Rotary, e abbiamo contribuito al viaggio per un ammalato che si recherà al santuario di Lourdes e un ammalato dell'Unitalsi. Insomma, tantissima partecipazione e soprattutto anche il coinvolgimento di realtà sportive del territorio. Sì, tante le realtà sportive che hanno partecipato, Valdevice, Salemi, Trapani, Paceco, si sono mossi tutti nella solidarietà e ci hanno regalato questa giornata di festa e di sport. Termina qui il TG Sport, grazie dell'attenzione. La Tonnara a Favignana ha pubblicato dal MIPAF il decreto che spiana di fatto la strada all'antico rito egadino. Ben ritrovati con il nostro approfondimento nel servizio, vediamo anche l'intervista alla senatrice Orru, relatrice dell'emendamento che ha reso possibile il decreto. Un risultato storico per il sindaco di Favignana. Il decreto ministeriale potrebbe finalmente dare una svolta al comparto produttivo e di settore, ma anche una valenza strategica sotto il profilo turistico e culturale dell'intera provincia, ancor prima che per le stesse Egadi. Nel provvedimento è elencata la ripartizione della quantità di tonno che potrà essere pescato su tutto il territorio nazionale in base ai vari sistemi. Nella tonnara fissa per il 2018 sono previste 328 tonnellate di pescato, l'8,432 del totale, che salirà a 364 nel 2019 e a 402 tonnellate nel 2020. A questo punto l'iter continuerà con l'assegnazione delle singole quote per ogni tonnara, come ricordato dalla senatrice Pamela Orru, che ha seguito in Parlamento la vicenda presentando anche un emendamento al decreto Mezzogiorno. È stato emanato in questi giorni appunto il decreto della ripartizione delle quote tonno 2018-2020 dal Ministero, e proprio questa è la conferma che rispetto a quello che era stato il mio intervento nel decreto Mezzogiorno e quindi di comprendere le tonnare fisse di Favignana e le altre che erano nell'allegato C che non erano ricomprese fino a quel momento della ripartizione, adesso comincia, per quanto già fosse legge, comincia a comporsi e andare avanti col suo iter burocratico. Quindi intanto questo è un ulteriore passo avanti e chiaramente poi ci sarà tutto un iter amministrativo e burocratico che dovrà essere fatto da un regolamento a quello che è chiaramente poi il ricevimento da parte dell'amministrazione di Favignana. Questi sono provvedimenti che, come io dicevo, anche durante la campagna elettorale cominciano poi a prendere piede, i risultati si vedranno con il tempo. Questo è un ulteriore passo avanti, questi sono fatti.
però ancora non c'è la quota, cioè la quantità di tonno che potrà essere pescata a, diciamo, a Favignana? No, assolutamente no, perché questa è una parte che poi verrà divisa fra quelle che concorrono, cioè tutte le tonnare fisse che sono all'interno, diciamo, di questa divisione, che faranno richiesta come era previsto nella legge che noi abbiamo approvato, nel decreto mezzogiorno, a quel punto concorreranno nella divisione della ripartizione. Le quote già come tonnare fisse, tutte le quote sono state ripartite annualmente, ovviamente sappiamo che concorreremo anche al 20% successivo, e quindi a quel punto però dovrà essere fatta una divisione proprio all'interno di quella quota in base alle tonnare fisse che concorreranno. Però, come ripeto, ci vorrà un regolamento, c'è un ulteriore iter burocratico. Anche il sindaco di Favignana è intervenuto soddisfatto per la decisione del Ministero. Accogliamo favorevolmente la pubblicazione del decreto sulla pesca del tonno da parte del Ministero delle Politiche Agricole, scrive Pagotto nella nota. Il grande lavoro di questi anni ha consentito oggi di avere la certezza che la tonnara di Favignana non solo non è stata cancellata, ma potrà tornare in attività. Certo, il grande ritardo nella pubblicazione e quota ancora indivisa non potrà consentire quest'anno di calare le reti, ma adesso almeno si avrà la certezza del percorso che porterà l'anno prossimo alla riattivazione dopo oltre 10 anni. Adesso bisognerà attendere il regolamento per le quote tonno pro capite dei 6 assegnatari, visto che ad oggi restano indivise.